125.000 non è solo un numero per Poste Italiane. Sono le donne e gli uomini che ogni giorno prestano servizio in azienda. Mettere al centro le persone, renderle protagoniste della cultura aziendale e valorizzarne il patrimonio di esperienze e di saperi rientra nelle iniziative che Poste Italiane mette in campo per far fiorire le potenzialità personali di ognuno. Ed è sulla relazione tra le persone, sul confronto non gerarchico tra mentor, un collega senior, e mentee, un collega junior, che si fonda l'iniziativa del Corporate Mentoring, volta a formare leader che riflettano i valori dell'azienda espressi nel Piano Industriale 2024 Sustain and Innovate. L'ho sottolineato Luca Lanetta, responsabile di sviluppo, change management e digital HR di Poste Italiane nel corso dell'evento che ha lanciato la nuova edizione 2022. Un leader sostenibile, un leader che dica 24 volte sì, un leader in grado di attivare internamente le persone per raggiungere il purpose che noi ci siamo dati. Il mentoring, di conseguenza, è la risposta. E il mentoring risponde anche alla necessità di cooperazione per creare valore condiviso, perché, come spiegato dal professore Alberto Felice De Toni, direttore scientifico di Quoa Business School, intervenuto all'evento di lancio, in un'organizzazione complessa l'efficacia si costruisce insieme, attraverso una rete di connessione con gli altri, che consente di guardare a soluzioni che sono frutto non solo della competenza del singolo, ma della cogenerazione derivante dai contributi di tutti. Questo rappresenta lo spirito del programma del mentoring, che partito nel 2018 ha coinvolto fino ad ora circa 600 persone, tra mentor e mentee, creando una vera e propria community. E per i mentor è stato creato un albo, consultabile online sulla intranet Noi di Poste, che ad oggi conta circa 100 colleghi che rappresentano dei role model capaci di dare consistenza ad una nuova visione delle relazioni organizzative, scevre da logiche gerarchiche, ma che si basano invece sulla fiducia e sullo scambio.